Buonasera a tutti, grazie per esservi collegati con noi. Presenteremo questa sera il secondo numero della rivista Revolvere, dal titolo Pandemia, vi mostro la copertina, quale futuro per l'uomo? Ne parliamo con i nostri ospiti e li ringrazio per aver accettato il nostro invito, Adriano Segatori, Stefano De Rosa, Roberto Siconolfi, Adolfo Buonasera. Durantini e Cristina Coccia. Avremo modo in ogni caso di presentarli uno per uno ed Buonasera. ascoltarli. Prima però di lasciare a loro la parola, che sono i protagonisti della serata, vorrei spiegarvi che cosa è Revolvere. Revolvere è una rivista di approfondimento culturale che nasce in seno ad una federazione di case editrici piccole e medie che si sono riuniti per far sì di creare uno spazio pluralistico di discussione. Una discussione però che rifugga finalmente dalle banalizzazioni che vediamo all'interno dei talk show televisivi o purtroppo anche nell'ambito paraaccademico e che parallelamente proceda il suo percorso accanto a quella che è la scienza. Il linguaggio scientifico ovviamente è un linguaggio specifico proprio di una determinata elite, passatemi il termine. Noi abbiamo scelto di portare in Revolvere una riflessione che può considerarsi paraccademica. Accademica e scientifica, ma con un linguaggio divulgativo, perché deve essere aperto non soltanto attraverso le sezioni che vedrete, abbiamo scelto nella rivista, ma anche attraverso alla lingua, a quella che è la discussione su determinati argomenti e per tutti coloro che vogliono ad essi avvicinarsi. Dobbiamo in ogni caso fare riferimento a che cosa? A quella che è la nostra origine prima. Non abbiamo infatti alcuna intenzione di rifarci a delle settorialità, marginalità o io le chiamo segmenti di storia. Noi ci riproponiamo direttamente di avere contatto con l'origo, con l'origine, che è la cultura classica, una cultura grandiosa, faro di civiltà, ancora oggi indiscutibile, che ha affrontato gli argomenti più disparati e lo ha fatto attraverso un sincretismo derivante da diverse tendenze culturali che associava a se stesse e che poi originalmente faceva sue. Questo vogliamo fare con Revolvere e sono felice dell'argomento di questa sera per un altro aspetto, perché i nostri articolisti, i nostri redattori hanno mostrato di avere quella lungimiranza che è propria soltanto quando c'è la sostanza argomentativa. In caso contrario, noi ripeteremo semplicemente quello che viene comunemente detto, ma non affronteremo mai il problema vero della questione. Entriamo quindi nel vivo della discussione e partiamo, ma l'abbiamo persa, con la dottoressa Cristina Coccia che per noi ha affrontato il primo piano. Aspettate che sta rientrando, scusate, ci sono un po' di problematiche tecnologiche. La tecnologia ha tanti aspetti positivi, ma ne ha tanti anche. Ecco Cristina, come dicevo, vorrei partire proprio con te perché hai fatto per noi il nostro primo piano. L'incognita biologica, la fragilità di una società complessa di fronte alla semplicità di un virus. E difatti nella prima parte tu parli del virus. Che cosa è un virus? Leggo brevemente. Un virus è un'anomala entità biologica mossa da principi vitali e da un'organizzazione genomica del DNA, ma obbligata ad un comportamento da parassita. Tuttavia, i virus sono l'entità biologica più presente e numerosa sulla Terra e la loro ragione di vita risiede unicamente nella proliferazione incontrollata e incontrollabile nelle cellule dell'ospite. Devono riprodursi per sopravvivere. A questo punto, Cristina, che cosa è il Covid? Che tipo di virus è? Allora, innanzitutto è una mutazione di un virus che noi già conosciamo, cioè il virus della SARS. Un virus sostanzialmente un influenzale, possiamo dire, che però ha subito diverse mutazioni, cosa assolutamente normalissima per i virus, perché è praticamente il loro compito, cioè quello di adattarsi agli ospiti e fare in modo che la loro sopravvivenza sia sempre più efficace, riescano sempre di più a sopravvivere e proliferare. Per quanto riguarda questo virus, è un virus particolare perché ha un unico filamento di acido nucleico, quindi è un virus a RNA, e possiede semplicemente 30.000 basi azotate, quindi possiamo dire che è una forma di vita molto semplice, che però per sopravvivere, come citavi tu nel mio articolo, per sopravvivere deve essenzialmente trovare un ospite che riesca ad essere una sorta di, per lui, un ambiente ideale.
Quindi quando trova questo ambiente ideale riesce praticamente a sopravvivere, riesce a proliferare e riprodursi il più possibile. Noi siamo stati il suo ambiente, in realtà prima ha fatto il cosiddetto salto di specie da quello che ci hanno detto, poi in realtà questa è un'ipotesi, quella sull'origine, tutta da verificare chiaramente, ci sono diverse ipotesi. Nell'ipotesi, diciamo così, ufficiale, il virus ha fatto il salto di specie utilizzando un animale che fungesse da tramite, dopodiché è arrivato all'uomo, dopo aver fatto questo spillover, quindi questo salto di specie. Però quando è arrivato all'uomo ha inizialmente trovato un po' di difficoltà nell'adattarsi, dopodiché ha evoluto questo meccanismo specifico per entrare nelle nostre cellule, quindi questa proteina spike, che è questa proteina che sta sul suo involucro proteico, è riuscito tramite questo meccanismo a entrare nelle nostre cellule tramite dei recettori che noi abbiamo all'esterno delle cellule. E così ha fatto in modo da entrare nel nostro tessuto polmonare, infettare le nostre cellule polmonari e creare dei problemi a livello proprio respiratorio, appunto. Il quadro clinico dell'infezione da SARS-CoV-2, la cosiddetta Covid, è un quadro clinico di polmonite interstiziale. Però poi si è visto che in realtà si tratta più che altro di una patologia cardiovascolare più che respiratoria. Quindi quello che porta alla fine alla morte è praticamente questa situazione di crisi a livello cardiovascolare. Quello che diciamo, dovevamo chiederci dall'inizio era proprio chi è l'ospite del SARS-CoV-2. Quindi quello che ho cercato di far intendere, di spiegare in questo articolo, è che la mancata attenzione all'ospite, ma l'eccessiva attenzione al virus, hanno portato effettivamente a degli errori che sono stati fatti in questa pandemia. Cioè bisognava più capire perché noi siamo diventati vulnerabili a questo virus, che in realtà non è un virus particolarmente fatale, particolarmente diciamo drammatico da affrontare, ma noi abbiamo mostrato questa vulnerabilità proprio profonda da un punto di vista della popolazione occidentale, soprattutto dei paesi occidentali. E perché è successo questo? Perché ci siamo in pratica indeboliti. Nei millenni ci siamo indeboliti, non siamo più soprattutto integrati nei nostri ambienti, nei nostri paesaggi. Per cui questa debolezza, questa vulnerabilità si è mostrata nella maniera più catastrofica, più tragica con questa pandemia. Bene, Soprattutto i paesi occidentali. Prego. mi vorrei ricollegare a quanto stai dicendo per leggere infatti la parte tu la definisci l'ospite. Tornando all'uomo, la risposta a questo virus è sempre stata il risultato delle condizioni dell'ospite che si infettava, delle sue caratteristiche immunitarie e della capacità difensiva individuale. Dal principio è stato fatto un errore grave, non concentrare le analisi cliniche e biomediche su chi aveva contratto il virus. Occorreva classificare gli asintomatici, chi sviluppava una forma lieve di patologia e chi aveva avuto la necessità di essere curato in terapia intensiva, senza escludere ovviamente chi aveva sviluppato la forma più grave di infezione. Se non sbaglio, tu hai scritto anche dei libri sulla genetica e il risultato degli stessi è sempre che in senso patologico si porta avanti una classificazione genetica, ma non funzionale a quello che stavi dicendo, per rafforzare. Quindi, secondo te, che cosa si poteva fare in quell'ambito? Perché gli Sì. asintomatici non sono stati presi d'esame? Oppure parliamo del plasma. Non viene considerata una cura perché finisce in terapia intensiva, invece per alcuni, ad esempio Tarro, sembra esserlo. Prego. Sì, allora, innanzitutto bisognava fare attenzione sulle vulnerabilità, cioè sulle persone che sviluppavano questi quadri clinici più critici e bisognava intervenire su quelli, quindi soprattutto cercare di recuperare o di migliorare le situazioni di obesità, ad esempio, di patologie cardiovascolari. Ad esempio, noi sappiamo che la maggior parte dei decessi per Covid avviene con soggetti ipertesi, il 28% su chi ha subito cardiopatie ischemiche, il 29% su chi ha diabete, il 21% su chi ha insufficienza renale e l'11% su chi è obeso. Solo adesso si è capita questa correlazione tra le persone che sono in sovrappeso e i decessi per Covid.
E quindi bisognava soprattutto intervenire da un punto di vista della vera prevenzione, perché noi ricordiamolo, la prevenzione in realtà ci stanno facendo credere che siano i vaccini, ma non è quella la prevenzione, quella è l'ultima spiaggia della prevenzione, ovviamente. È quando non si sa come affrontare un problema che si ricorre al vaccino. Per quanto riguarda le terapie, le cure, il plasma iperimmune doveva essere assolutamente una delle cure preferenziali. Sicuramente sono stati condotti degli studi importanti sul plasma iperimmune e si è vista una percentuale di successo sulle terapie intensive, su chi sviluppava i quadri clinici peggiori, praticamente quasi del 100%. Dopodiché ci sono state anche altre terapie, in realtà, sono stati sviluppati dei protocolli di terapie domiciliari, quindi bisognava intervenire su quelle terapie, su quei protocolli che sono stati volutamente, probabilmente anche messi da parte. Ricordiamo che l'idrossiclorochina è stata definita pericolosa quando comunque è stata utilizzata per moltissimi anni, per decenni, per curare altre patologie. Poi avevamo l'azitromicina, il Plaquenil, ci sono tante terapie che potevano essere parte di un protocollo da utilizzare in casa, quindi che poteva essere una terapia domiciliare che sarebbe stata capace di prevenire tutti questi ricoveri, perché in realtà quando il malato di Covid va in terapia intensiva o semplicemente viene ricoverato, è lì che si sviluppano anche i quadri clinici peggiori, perché poi intervengono altre infezioni a livello ospedaliero e quindi lì si poteva intervenire in maniera molto più efficace. Ovviamente Beh, non è stato fatto, però. ovviamente non è stato fatto, concordo. E chiudiamo con la parte legata proprio ai vaccini, perché hai scritto della campagna vaccinale. Ovviamente nel momento in cui è uscito il secondo numero di Revolver, ormai è passato un mese e mezzo, si parlava della campagna vaccinale per l'influenza, che veniva in quel momento promossa come se si potesse riconoscere il malato di Covid dalla semplice febbre. Invece anche qui sei stata piuttosto critica. In sintesi, i virus influenzali stagionali sono sempre diversi e il vaccino antinfluenzale non assicura una copertura efficace, utile a distinguere i casi di Covid-19 dalla semplice influenza. Però mi vorrei ricollegare all'attualità, se mi permetti. Se è vero questo per i Certo. vaccini, quindi contro l'influenza, è altrettanto vero, data la mutevolezza che ci hai descritto, per i vaccini riguardo il Covid? Sì, non solo è importante sottolineare che questo è uno dei problemi, dei punti critici dello sviluppo del vaccino, ma un altro problema è intervenuto nel momento in cui si sta pensando di fare cioè si sta imponendo questa somministrazione di massa del vaccino. Che già nel 2015 uno studio inglese, uno studio fatto nel Regno Unito, poneva l'attenzione su una questione. I virus della famiglia dei coronavirus sono estremamente mutevoli e nel momento in cui si va a fare una pressione selettiva sulla loro capacità di mutare, quindi in pratica si somministra questo vaccino e si fa la guerra al virus a livello globale con queste vaccinazioni di massa, si spinge sempre di più sull'emersione di nuove varianti. Quindi la vaccinazione di massa potrebbe essere, anzi molto probabilmente sarà, un processo che innescherà la nascita di nuove varianti. Per cui non solo è inutile fare le vaccinazioni di massa così come le stanno pensando, le stanno progettando e le stanno ponendo in essere in questo momento, ma è anche dannoso ai fini della lotta vera e propria contro questo agente virale. Poi che cosa faremo noi? Cercheremo praticamente di creare nuovi vaccini continuamente, inseguendo le sue mutazioni, ma anche in questa fase di inseguimento in realtà il virus sarà sempre più avanti di noi, perché sarà sempre più capace tramite questa pressione selettiva di evolvere, anche perché lo ha fatto da molto più tempo di noi, cioè il virus compare sulla faccia della Terra ovviamente molto prima della nostra comparsa e della nostra evoluzione. Per quanto riguarda i vaccini, volevo fare una piccola analisi molto rapida su quello che sta accadendo. In realtà attualmente si stanno somministrando due tipi di vaccini. Uno è quello che si basa su tecnologia RNA messaggero, che è praticamente quello della Pfizer o della Moderna. E l'altro, che è invece l'AstraZeneca,
È un vaccino più di tipo tradizionale, potremmo dire, perché riguarda un vettore virale, quindi utilizza praticamente gli adenovirus dello scimpanzé per poter veicolare le particelle di coronavirus e fare in modo che la risposta immunitaria si inneschi nel vaccinato. Entrambe queste tecnologie, a mio avviso, sono in qualche modo pericolose. Probabilmente l'AstraZeneca sta dando i primi effetti avversi. Adesso, con questi casi chiaramente molto eclatanti che abbiamo avuto in questi giorni, però anche il vaccino Pfizer in realtà sta avendo degli effetti avversi che non vengono così, non vengono così dati dai mezzi di comunicazione, non ci informano molto su quelli che sono stati gli effetti avversi di Pfizer, anche e soprattutto sulle case di riposo, nelle case di riposo, ma si sono avuti tantissimi casi anche di morti, anche di eventi avversi gravi. Il vaccino RNA messaggero, a mio parere, può dare degli effetti, delle conseguenze sul lungo periodo, proprio perché interviene a livello genomico, o meglio ancora sull'RNA, quindi va a squilibrare tutto il metabolismo praticamente degli acidi nucleici nelle nostre cellule, può portare in soggetti predisposti anche a patologie autoimmuni o può portare a forme infiammatorie gravi. Quindi nessuna di queste due tecnologie poteva essere somministrato all'intera popolazione perché questi vaccini non hanno delle basi statistiche solide da un punto di vista sperimentale. Viceversa, occorreva aspettare un vaccino, per esempio, con virus attenuato, come quelli che stanno facendo in India, in Cina o in Russia anche. C'è un vaccino ancora in fase 3 di sperimentazione in questi paesi. Ce ne sono diversi. E probabilmente questa poteva essere la soluzione migliore, però non somministrata sull'intera popolazione, ma somministrata soltanto sulle categorie a rischio, diciamo così. Ti ringraziamo, aspetteremo questi vaccini allora per procedere. Infatti ho già rifiutato il mio come insegnante. Grazie, rimani con noi perché poi per chi volesse fare delle domande direttamente a te potrai rispondere. Ma direi che queste nuove varianti di cui hai parlato rappresentano anche la nuova era, un po' Roberto Siconolfi. Sociologo, oltre che molto attivo, diciamo che Roberto Siconolfi è un intellettuale che sa unire teoria e prassi. Il suo articolo, Dalla metafisica all'economia, la nuova era. Da un punto di vista cosmologico, in una concezione ciclica della storia, quella che potremmo definire l'operazione Covid non è altro che una forte accelerazione del processo di caduta. La separazione dell'uomo dall'ordine cosmico e dalle forze del cielo, così come nella caduta di un grave la velocità aumenta a livello esponenziale con l'aumento dell'inclinazione della discesa. È un passaggio anche di fase storico-sociale, l'ingresso nel postmoderno, postumano, post-ideologico, post-giudaico-cristiano, post-mediale, eccetera. Un passaggio che ha connotazioni anche di carattere astrologico. Quali sono le conseguenze, Roberto, di questo passaggio? Sì, io mi vorrei riallacciare a una delle ultime affermazioni interessantissime che ha fatto Cristina Coccia riguardo questa sorta di lotta in atto che c'è tra l'uomo e il virus Covid, che sembra una lotta dell'uomo contro le forze della natura. Le forze della natura sono forze prettamente aggressive, caotiche. E appunto il Covid che sembra ogni volta affossarsi e risorgere sempre più forte di prima. È una cosa interessante perché in effetti ormai è nell'aria da tempo, per quanto riguarda varie coordinate, che l'uomo ha infranto determinate leggi, determinati limiti. Il senso del limite è stato perso in tanti campi, nell'economia, nella socialità, nella relazione semplice col prossimo. E quindi è come se a un certo punto ci fosse un'azione di rigetto. O meglio, un controeffetto, una risposta quasi che era preventivabile e che si è concretizzata proprio nell'infezione del Covid, nell'epidemia ad essa collegata e a tutte le dinamiche che si sono generate. Perché in effetti poi, cioè, l'uomo va inserito sempre in un contesto che è più grande di lui. La storia dell'uomo è una storia che va sempre collegata a dinamiche di carattere cosmico. Diceva Franco Battiato, le meccaniche divine. E più volte nella storia determinati eventi catastrofici
sono stati la concretizzazione sul piano visibile della materia di dinamiche che sono più grandi e che sono insite nell'andamento della ciclico della realtà. E il Covid sembra appunto proprio il passaggio fisico dalla definitivo, dalla modernità, con tutte le sue concezioni filosofiche, ideologiche, religiose, l'individualismo borghese, il dualismo kantiano, il giudeo-cristiano, il dualismo che è anche giudaico-cristiano, appunto, determinate istituzioni tipo lo Stato nazionale, determinate ideologie, il comunismo, il liberalismo, anche il fascismo per buona parte, è fondamentalmente figlio della modernità. E adesso c'è questo passaggio che ha un aspetto duplice. Da un lato c'è l'aspetto prettamente dissolutivo, decadente, dall'altro lato invece c'è un aspetto evolutivo, quasi una rinascenza. Ovviamente la seconda parte è ancora dischiusa. Noi viviamo l'aspetto prettamente dissolutivo, che non è nient'altro che una coda di un qualcosa che era già cominciato e che va dal campo della spiritualità. Basti vedere la presa che ormai la religione cattolica non ha più nelle masse italiane o il cristianesimo nelle masse occidentali. Al suo posto Papa Francesco ha fatto una specie di centro sociale, è un'associazione di carità, ma che nel piano verticale con il divino ormai non ha poco più, insomma, non ha quasi più nulla. Al suo posto invece vengono fuori tutte queste concezioni new age, neospiritualiste, per certi versi anche sataniste, che sono poi, costituiscono poi il substrato proprio, tra virgolette, spirituale, o meglio, controspirituale, delle controelite che sono attualmente al potere. Ma questa anche è una questione vecchia che ha le sue radici nell'Ottocento, nei culti spiritualisti dell'Ottocento. Lo Stato, che ormai si è completamente dissolto in queste gigantesche istituzioni sovranazionali tipo l'Unione Europea o anche il Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, alla fine sono delle organizzazioni che hanno espropriato il potere politico, lo hanno accentrato dentro di sé, con un movimento interessante di bilanciamento che poi è la completa deresponsabilizzazione del governo, per cui lo Stato scarica sulle regioni, le regioni sui sindaci, i sindaci sui presidi delle scuole, i presidi delle scuole sui genitori, cioè nessuno decide più nulla alla fine, a parte delle grandi direttive che vengono da queste centrali sempre più lontane. Un altro degli aspetti classici di questo movimento dissolutivo è la dissoluzione della famiglia, per come è da noi conosciuta, con la nascita di queste famiglie arcobaleno, nelle quali in pratica ci sono due unisex a confronto, in relazione. O anche la dissoluzione dei corpi intermedi, abbiamo per esempio il fenomeno delle tribù metropolitane, dove l'individualità, la personalità si perde, si discioglie all'interno del collettivo, con tutti i suoi totem, i suoi stereotipi, i suoi tabù. Si ha anche una dissoluzione dell'intellettualità come da noi conosciuta e del sapere, si è nell'era del post-pensiero, della post-medialità, del media che prende il sopravvento sull'individuo e ricostruisce anche il percorso logico. Questo da un lato, poi ovviamente il movimento di tipo post-umano e transumano, che costituisce appunto una dissoluzione dell'uomo e dell'individuo per come lo conosciamo, anche da un punto di vista proprio prettamente biologico, per cui oggi l'individuo ha delle protesi che possono essere il computer, lo smartphone, per non parlare anche di quelli là che insomma hanno delle protesi di carattere medico che con l'industria 4.0, la stampa 3D, oggi si possono creare delle cose impensate, dei cuori fatti da capo per chi ha bisogno di un trapianto. Cioè, ci arriveremo, non lo so se ci siamo già arrivati, però mi sa che a breve il passo è breve. Se da un lato c'è il movimento dissolutivo, però dal movimento dissolutivo si dischiude anche il movimento evolutivo. E quindi su queste basi è possibile a questo punto riuscire a ricostruire delle nuove forme di spiritualità, nuove non nel senso di neospirituali, ma nel senso di una spiritualità sentita, che la gente torni a sentire il trascendente dentro di sé. È possibile un recupero dello Stato,
per come diciamo originariamente è, cioè quindi l'ordine fissato nei cieli platonico, cioè nel senso del celatum, di ciò che è nascosto, per cui lo Stato diventa nient'altro che la propria casa allargata. È possibile un recupero della famiglia, perché si può ritornare alla vera conoscenza di sé, della propria anima e di conseguenza anche della cosiddetta anima gemella, quindi la relazione torna ad essere un'unione di anime e non più la relazione convenzionale tipica dell'era moderna, né tantomeno nella sua versione, insomma, diciamo di tipo parodistico, che invece è quella versione della famiglia ormai fatta per sfogo di desideri effimeri, per cui oggi ci si sposa e si fanno figli come se uno va a vedere la partita di calcio o va a bere al pub con gli amici, cose di questo tipo. Anche la questione dei gruppi possono essere a questo punto riorganizzati su un livello superiore, laddove c'è veramente affinità elettiva e non più le comitive di comodo oppure i collettivi basati su stereotipi, luoghi comuni che sono tipici anche questi della nostra epoca o comunque di quella che era la modernità. Anche la questione del sapere può essere a questo punto rivista su un altro piano, perché adesso ci sono tutte queste interessanti teorie scientifiche post-positiviste, quelle sulla fisica quantistica, sulle neuroscienze, che sono un ponte della scienza verso la metafisica, e quindi anche l'uomo occidentale, che parte da presupposti sostanzialmente razionalistici, si può approcciare alla metafisica, ad esempio con la teoria dell'universo olografico di David Bohm, dove si parla appunto di un ordine invisibile che muove la materialità e l'ordine visibile, il cosiddetto ordine implicato che muove l'ordine esplicato. Oppure anche la logica della macchina e dei media, che ormai i media e le macchine ormai ci stanno invadendo sempre più attraverso poi anche queste restrizioni. Noi ormai ci siamo quasi fusi, anzi ci siamo fusi in maniera vera e propria con la macchina, come già profetizzava Marshall McLuhan. I nostri neuroni ormai hanno una connessione diretta con la macchina. Però, diceva Marshall McLuhan, questa cosa ci potrebbe far capire veramente che cos'è l'uomo, perché se l'io si accorge del suo stato di intorpidimento dovuto al bombardamento di dati, di immagini e di informazioni, l'io stesso si può risvegliare e capire veramente che cosa c'è nel suo fondo. Il padroneggiamento di questa cosa può anche essere interessante per tutte quelle attività di smart working che ho inserito nell'articolo, che fatte con un determinato stato di presenza possono davvero significare una svolta epocale per l'uomo, il quale può veramente diventare imprenditore di se stesso, padrone del proprio lavoro, nel governo di queste forze titaniche, direbbe Ernest Jünger, che sono le forze appunto proprie del lavoro e della tecnologia mediatica. E quindi paradossalmente, o meglio, più che paradossalmente, secondo un percorso ciclico, o forse sarebbe più proprio dire a spirale, l'uomo dal postmoderno potrebbe ritornare al premoderno, cioè a quello stato nel quale l'uomo era connesso al trascendente, e farlo proprio toccando il fondo, il baratro della postmodernità, con tutti questi fenomeni, e del quale il Covid costituisce appunto l'appoggio materiale del passaggio definitivo. Roberto, che se poi non erro, correggimi tu, questo sta già accadendo in alcuni paesi, ad esempio in Cina, dal punto di vista economico, noi già abbiamo visto questa ciclicità in atto. Ma andiamo avanti con il tuo articolo. Ti poni due domande, le pongo a te così ci rispondi. È possibile in questo clima, ti chiedi, operare ancora in ambito collettivo e per così dire di massa? È possibile determinare potenze anche sul piano terreno, oltre che metafisico, che siano in grado di difendere il mondo per come lo conosciamo? Tu parli di Questa Kali domanda. Yuga. Parlo di, Prego. scusami. Tu parli di Kali Yuga, ma che tipo di uomo ci sarà dopo? Che cosa prepara questa caduta e questa eventuale rinascita? Questa, diciamo, sono. Quando ci si muove in questi campi è chiaro che si fanno sempre delle ipotesi, perché così come la scienza, quella la medica, quella biologica, chimica, procede comunque per delle ipotesi che poi, insomma, avalla in base a determinate a quello che succede, anche in questi campi, anzi a maggior ragione in questi campi, si fanno delle ipotesi. E la questione,
più che sul piano collettivo è importante agire sul piano individuale, perché se sono in atto tutti questi passaggi, e il pezzo parlo anche del passaggio astrologico all'acquario, cioè si passa da un'influenza astrologica, quella dei pesci, a un'altra, quella dell'acquario, che porta dentro di sé delle novità interessanti e che possono rientrare in questo schema, perché sono in atto delle dinamiche più centrate sull'individuo, sulla sua interiorità, nella quale si muovono delle forze più a carattere femminile, piuttosto che le forze di impatto tipiche, per, diciamo, per semplificare, del patriarcato, ad esempio, e quindi delle concezioni giudaico-cristiane, di tutta quella visione. Qui si agisce su un piano diverso, un piano che è quasi una specie di adeguamento continuo alla circostanza, un adeguamento che però deve essere basato su un centro che è sostanzialmente individuale e all'interno dell'individuo. Quindi sul piano individuale sicuramente si può agire, ovviamente è una sfida, è una scommessa, è anche una voglia che hanno in pochi di fare una cosa del genere, però è il piano dove sicuro qualunque forza, per quanto diciamo gigantesca possa essere, non potrà mai entrare. Da un certo punto di vista, diciamo, è l'unico mondo nel quale si è veramente liberi. Dal punto di vista collettivo si può agire sicuramente costruendo dei piccoli gruppi, come dicevo prima, sulla base dell'affinità elettiva, dei piccoli gruppi che possono innanzitutto, come si dice in gergo, portare il testimone da una parte all'altra della storia dell'uomo, e quindi anche da un ciclo all'altro. Però allo stesso tempo, noi alla fine viviamo in un contesto, il Kali Yuga è una cosa interessante, perché molti pensano che sia semplicemente appunto la fine, innanzitutto è sia la fine ma anche l'inizio di un qualcos'altro. E poi c'è da dire che nel Kali Yuga sono venute fuori grandissime esperienze, sono quelle che studiamo e alle quali ci rifacciamo tutti noi, come l'impero romano era già Kali Yuga, il medioevo imperiale era anch'esso Kali Yuga, anche alcune esperienze del Novecento su tutto il fascismo anche era Kali Yuga. Allora qualcosa a livello di massa, diciamo, o comunque, diciamo, se non proprio di massa, a livello collettivo, perché dobbiamo adeguare le cose ai tempi che non sono più i tempi del secolo delle masse, appunto, può venire fuori. E io direi a questo punto di potenziare quella categoria vasta, generica, che noi definiamo come populismo o sovranismo, forse meglio ancora, e cercare di tirare fuori qualcosa di buono da lì. Perché un'altra cosa interessante da notare è come attraverso il Covid e tutto ciò che ne consegue, il globalismo abbia in effetti dato un colpo, diciamo, abbia risposto, ecco, a tutto quel movimento che dalla vittoria di Trump alla Brexit al governo giallo-verde in Italia in qualche modo stava risorgendo contro, diciamo, un determinato schema che è quello che conosciamo. Con il Covid Trump ha perso, la Lega e il Movimento 5 Stelle sono rifluite proprio alla grande all'interno del sistema, purtroppo anche la Lega, perché gli spazi sono sempre più ridotti ora, diciamo, entrando nel governo Draghi. Però questo movimento è un movimento storico, il populismo, il sovranismo è un movimento storico, e si muove un po' come un fiume carsico, per cui ma questa è un po' anche la storia di tutti i movimenti storici, cioè c'è l'azione e c'è la reazione. È chiaro che ora, se c'è una reazione del globalismo, questo movimento, che è comunque sotteso, sta sempre lì, in un modo o nell'altro riemergerà. Ecco, noi dobbiamo ingegnarci con tutta la nostra capacità creativa e artistica di italiani, che siamo un popolo da questo punto di vista da valorizzare, altro che buttarci sempre il letame addosso, ingegnarci a trovare il modo di come far emergere questa cosa, la quale, questa strada, sicuramente non avrà più le forme delle vie politiche da noi conosciute, tutte le ideologie moderne, o anche della liberal democrazia, la quale ormai è già di per sé un cadavere, perché è stata svuotata di ogni sua funzione. Ecco, noi dobbiamo creare il modello politico e collettivo del terzo millennio, della postmodernità, perché
il sovranismo potrebbe essere un altro modo di vivere questa postmodernità, non solo sul piano individuale, e quindi una specie di uomo potenziato contro il postumano abbrutito della postmodernità, ma anche dal punto di vista collettivo. E quindi, se da un lato il globalismo mette in scena la sua società di simulacri, dall'altro lato una nuova concezione della politica, delle istituzioni intese nel senso, come dicevo io, di uno Stato sentito, possono essere, diciamo, la soluzione e la sfida che noi possiamo giocarci in questi tempi. Del resto, la Paideia stessa, il movimento che dal fanciullo conduceva al cittadino, era basata sul mito e quindi sul modello valido per poter agire nel proprio tempo. Grazie Roberto, rimani anche tu con noi e direi di passare la parola a Stefano De Rosa, giornalista e scrittore, suoi notevoli libri, tra cui l'ultimo che presenteremo sulla democrazia. Vediamo questo cambiamento, vediamo quali sono gli effetti collaterali del virus, Stefano De Rosa, come tu stesso li hai citati nel titolo dell'articolo. Ne leggo uno stralcio. Uno dei primi provvedimenti adottati da governo e imprese di grandi dimensioni per contrastare effettivamente la diffusione dell'infezione ed evitare le occasioni di prossimità sociale fin dallo scorso marzo è stato il ricorso al lavoro agile, il cosiddetto smart working. È cambiato il presidente del Consiglio, ma sembra che questa è l'unica soluzione. Ci ritroviamo nuovamente a casa, scuole chiuse, lavori in smart, almeno per alcuni. A che cosa porterà tutto questo, Stefano? Le conseguenze del Covid, da un punto di vista mediatico, sono state ricondotte essenzialmente a conseguenza sanitaria, a conseguenze sociali, a conseguenze economiche. Nel nostro articolo, in questo articolo che è stato pubblicato su Revolvere, io ho cercato di parlare di effetti collaterali del Covid, cercando di ampliare questi ambiti sui quali il Covid sta gettando i suoi tentacoli, e non soltanto economici, ma anche di conseguenze sociolaboriste, e qui vengo al punto che tu hai sottoposto, problemi politico-istituzionali, problemi culturali. Io parlo dello smart working nella prima parte dell'articolo, nel quale parlo del sindacato. Io parlo di un sindacato in quarantena. Diciamo, facciamo una piccola premessa brevissima, dicendo che non da adesso, non è un problema del 2021 o del 2020, ma bisognerebbe tornare indietro perlomeno di alcuni 20 anni per inquadrare storicamente e dal punto di vista socio-economico qual è la situazione che stiamo attraversando, soprattutto all'interno delle realtà produttive, delle realtà lavorative. E chiaramente è un ambito caratterizzato da flessibilità, da estremismo. Il sindacato nasce storicamente, certamente non adesso, ma 100-150 anni fa circa, a fine 800, per difendere i lavoratori dalla loro stessa autonomia. Negoziale nei confronti si assiste ad una, non adesso, diciamo da perlomeno da una ventina d'anni a questa parte, la situazione è caratterizzata da una grandissima asimmetria, diciamo, di posizioni negoziali, cioè il mondo del lavoro, diciamo, è in chiara difficoltà, è in soggezione.
La situazione pandemica che abbiamo conosciuto da circa 12 mesi a questa parte ha di subalternità. Qual è stato infatti uno dei primi provvedimenti che è stato adottato dal governo e anche dalle stesse imprese? Appunto lo smart working. Lo smart working, forse impropriamente si parla di smart working, si dovrebbe, potrebbe parlare di lavoro, un altro parlando di home working, che è un, completamente, che è un qualcosa di diverso dallo smart working, dove c'è molta più autonomia. Quella che stanno conoscendo i lavoratori in questo momento. Non è tra le vittime, oltre quelle purtroppo diciamo così, dirette del Covid, ce n'è anche una che è una vittima sociale, che è il sindacato. Il sindacato sta regredendo soprattutto nei posti di lavoro, e io intravedo, e l'ho scritto in trattazione, soprattutto a livello aziendale e categoriale, perché è proprio lì che c'è una questo Covid con lo smart working che sta producendo gli effetti più invasivi. Nei grandi opifici, nelle grandi direzioni generali, in quelle che una volta si chiamavano, i sociologi chiamavano le fortezze operaie, adesso non c'è quasi più nessuno. Cioè, se prima venivano abitati, diciamo, quotidianamente da 500, 800, 1000 persone, adesso ce ne stanno se no 50, 100, non di più. Il sindacato, da questo punto di vista, vede proprio franare sotto i propri piedi quel terreno, quel terreno di cultura nel quale lui è così tanto tempo, dal quale ha attratto alimento. Lo stesso proselitismo, lo stesso volantinaggio, le stesse assemblee, lo stesso essere presenti fisicamente vicino ai lavoratori, chiaramente questo sta avvenendo meno, e la situazione di questi ultimi 12 mesi lo sta a dimostrare. Non è un caso, e qui chiudo questo argomento, non è un caso che la contrattazione non più tardi di 4-5 giorni fa, lo stesso neo ministro della pubblica istruzione ha dato avvio ad una io la chiamerei una nuova stagione di concertazione, come targata 1993. E secondo me anche lo stesso aspetto dei 107 euro medi di aumento mensile di cui beneficeranno, infatti ha ricevuto il plauso del sindacato nazionale, ma il vero punto di ricaduta di questo discorso non dovrebbe essere tanto l'aspetto economico quanto quello normativo. Lì bisognerebbe andare a vedere le vere ricadute, e questo lo potremo sapere soltanto con il proseguo delle trattative e del negoziato. Certo, si è perso proprio il rapporto con la fisicità, ma un altro aspetto collaterale che tu riconosci è quello politico-democratico. Il governo continua ad affrontare la crisi con lo stesso strumento normativo utilizzato compulsivamente nella prima fase pandemica, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il DPCM, come ripetutamente notato, è un atto amministrativo, una fonte secondaria che però, paradossalmente, da un punto di vista della gerarchia delle fonti, entra immediatamente in vigore, stante l'assenza di controlli da parte del Parlamento e del Presidente della Repubblica, previsti invece dell'articolo 77 della Costituzione per il decreto legge, strumento legislativo emanato dal governo e motivato da necessità ed urgenza.
Continuiamo anche con Draghi a vedere che questi decreti puntualmente vengono riproposti. Qual è qui l'effetto collaterale che tu lamenti? Sì, quello che tu hai letto effettivamente è la criticità del momento. La grande differenza che c'è tra DPCM, che è un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto al decreto... legge, ecco, è che è stato utilizzato strumentalmente proprio per gestire la fase pandemica. Io ho intravisto una sorta di cortocircuito, perché è stato lo stesso. Al 31 gennaio dell'altro anno, fino praticamente ai nostri giorni, e lo stesso Presidente del Consiglio che ha dichiarato lo stato di emergenza è lo stesso che poi utilizza lo strumento. Del DPCM avrebbe potuto benissimo, in tanti aspetti, in tanti ambiti, utilizzare lo strumento appunto previsto dall'articolo 77, che è il decreto legge, che prevede, che viene richiamato nei periodi di nelle situazioni di necessità e di urgenza. La cosa interessante da dire è che adesso, a distanza di quasi un anno, anzi di oltre un anno, lo stesso... E quindi siamo tornati quasi un po' nell'alveo della democrazia dalla quale ci eravamo discostati. In realtà, e qui vengo alla tua domanda... Secondo me, questo primo PCM, diciamo, dell'era Conte, del Conte 2, era una decretazione di un momento di emergenza senza controlli di Parlamento e di Presidenza della Repubblica, previsto invece per il decreto legge. Adesso, e questo è il punto critico, diciamo, sul quale bisognerebbe fare una riflessione, è che questo governo... Cosa sta facendo? È tutto di un atto politico, di un atto di volontà politica della Presidenza della Repubblica, e praticamente può godere di una base parlamentare pari al 90-95%. Di conseguenza è come dire che sostanzialmente non cambia niente. Cioè, diciamo, mentre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presuppone un'assunzione di un nostro potere di critica, nel caso del decreto legge succede una cosa molto, per così dire, subdola, nel senso che ha la responsabilità al Parlamento e quindi lui è politicamente blindato da questo punto di vista, e quindi diciamo e noi giornalisti, osservatori, critici, abbiamo un'arma spuntata, perché non abbiamo più la possibilità di dire è un atto unilaterale, addirittura personale, del Presidente del Consiglio. Quindi questo, io certo, vedo in questo un elemento di criticità e di continuità. Anzi, da un certo punto di vista la situazione è anche peggiorata. È anche peggiorata, perché poi si trovano dei precedenti, ma è il controllo che si esercita su di noi anche che diventa sempre più serrato, sempre più stretto, e qui non possiamo sottrarci. E ne vorrei parlare proprio con Adolfo Durazzini,
un filosofo, ma tra l'altro storico delle religioni, nonché redattore di Revolvere, il suo articolo Un nuovo dogma per una nuova religione mondiale. E beh, Adolfo Durazzini si chiede: cos'è controllo? Secondo il dizionario, per controllo si intende un'azione continuata diretta a disciplinare un'attività secondo particolari direttive o convenzioni, o ancora esame condotto allo scopo di garantire la regolarità, specialmente dal punto di vista amministrativo o tecnologico. Non possiamo non essere d'accordo con il controllo della mente, della pancia, del sottopancia, della forza. Qualsiasi forma tradizionale insegna questo e qualsiasi pratica tradizionale impone il controllo contro l'evasione e la non precisione. Evasione che fa parte anch'essa di un processo meditativo ben coordinato e avente come scopo preciso altro dal semplice benessere psicofisico. Adolfo, e questo controllo esercitato in questo contesto, come rispondiamo con la mente adesso? Innanzitutto buonasera a tutti e a coloro che ci stanno seguendo. E vorrò, per una certa forma di umiltà, permettermi di correggerti, cara Marina, che non sono filosofo, non mi considero ancora filosofo, ecco, non ho ancora creato nulla di mio. Di conseguenza, storico delle religioni, sì, sono ancora capace di esserlo. E il controllo, sì, allora l'articolo, diciamo, andava a decifrare sommariamente quello che sta succedendo durante i nostri giorni, ma anche in generale, più o meno nella storia recente anche dell'umanità. Più indietro non mi prolungherei. Diciamo che i tentativi di manipolare la mente possono essere tanti e possono essere anche a scatola, diciamo, a bambola russa, chiamiamola così. Quindi mi sono permesso di parlare di controllo della mente e di controllo anche di sé, per il semplice motivo che generalmente le notizie che possono arrivarci sono sempre da prendere con molte pinzette. Quindi con questo ovviamente decifravo anche il fatto che non si nega la realtà e l'esistenza di una cosa, quanto di questa cosa creata sia una proiezione o un po' come sentito dire che, partendo da un concetto, andando da orecchia in altre orecchie, può essere, diciamo, un po' traviata come cosa. Quindi di sicuro non era un discorso negazionista, anche perché il negazionista in questo caso, mi sono anche lì permesso di analizzarlo un po', è una persona che psicologicamente nega un'evidenza, ha un piccolo problema, diciamo, mentale, però anche questo. Quindi come si svolge questa manipolazione, diciamo? Come l'ha detto anche il buon vecchio collega Roberto, lui più in ambito sociologico o antropologico, mi sono permesso di partire, ecco, ad esempio dai lavori di Jung, di Carl Gustav Jung, sulle integrazioni, sulle varie integrazioni, e quindi le zone d'ombra piuttosto che le paure, quindi noi sappiamo benissimo che chi sa controllare le paure di una persona, di un individuo e di conseguenza anche di una popolazione intera, può fare leva su questi sentimenti che poi sono amplificati, ecco, a più livelli. Quindi sicuramente laddove raggiungo anche nel mio articolo il collega Siconolfi è sicuramente sul fatto che un'eventuale salvezza non potrà che arrivare sicuramente dall'individuo, ecco, quindi il ritorno anche dell'individuo sovrano, più che di parlare di sovranismi in ambiti regionali o partitici, statali, ma sicuramente riscoprire il ritornare indietro, il concetto anche di revolvere, ritornare indietro anche nelle nostre menti, andare a vedere cosa c'è di valido. Allora mi sembra, non so se era in questo articolo, che mi ero permesso anche di fare un esempio su Blaga, su Leone Dogmatico, un bellissimo libro di Lucian Blaga, che era un autore rumeno, che parlava, per l'appunto, cercava semplicemente, da filosofo lui ma anche da teologo, andare a ripercorrere la prassi dell'uomo adamitico. Quindi laddove in un prato lontano c'era un uomo e una donna, in un prato c'è il sole, c'è un albero, ma non ci sono ancora nomi.
Quindi il fatto di non aver ancora dato nome a qualche cosa, ad un oggetto, e quindi non aver fisso il soggetto e l'oggetto, permette appunto la non proiezione di eventuali paure o di eventuali nemici, che poi in verità non ci sarebbero. Quindi l'annullamento all'interno di sé del dualismo, del discorso amico-nemico, senza voler dire che il nemico non esiste, ma bisogna andare a cercare l'origine stessa del nemico, che non è sempre là dove ci si aspetta, e questo fa parte anche questo di tantissime scuole meditative orientali, ma anche occidentali, perché ne abbiamo anche noi a profusione. E quindi questo è esattamente il discorso appunto del ritornare indietro. Quindi noi vediamo bene, oggi è il Covid, ma come diceva anche la dottoressa Coccia, il virus preesiste all'uomo, è una delle cellule, mi pare, io non sono un esperto, ma è una delle cellule proprio prime. Quindi tra virgolette, se noi prendessimo appunto l'esempio dell'evoluzionismo, la cellula precede la nostra stessa esistenza fisica. E quindi quello che può battere, tra virgolette, una cellula, un qualsiasi ente o creatura, potrebbe essere ciò che noi stesso in definitiva non abbiamo ancora creato e non sappiamo ancora creare, e lì raggiungiamo la questione dell'intelligenza artificiale, cioè la verticalità, lo spirito, quindi avere la capacità di ricollegarsi a un albero verticale e diciamo ripulire un po' le menti, ecco, sicuramente. E quindi questo è quello che mi sono permesso, ecco. Poi tu, tra l'altro, parli anche di al controllo nel senso interno del termine, parli dello smart working e di come lo smart working porti all'esterno tutto ciò che è interno. E alla fine la cosa che mi ha colpito e che vorrei condividere con chi ci sta ascoltando, scrivi: ora, la cosa da riconoscere è la nostra totale mancanza di vitalità, di incantamento. Prendiamo ad esempio l'azione e il pensiero, che scaturisce da pratiche più valide, quali le arti marziali. Tutte insegnano un primo principio ben lontano dal benessere e dal pacifismo, da quattro soldi delle sedute yogiche. Lo scopo iniziale di qualsiasi tensione è evitare la caduta. Persino l'essere spalle al muro o in un angolo è pur sempre meglio della caduta. Ecco che oggi viviamo in un mondo di caduti, di zombie. Esattamente. Piuttosto profetiche queste considerazioni, perché tra l'altro stiamo vedendo che a livello anche psicologico stanno cedendo molti, vedremo con lo psichiatra Adriano Segatori, dai bambini alle persone più adulte. E la risposta manca, la risposta non arriva. Però ci può essere, come diceva Siconolfi. Assolutamente, assolutamente. Sante parole. Di sicuro abbiamo avuto degli elementi, appunto Siconolfi parlava di Junger in un tempo, ma adesso ci sono anche degli autori, non mi ricordo bene, che propugnano dei ritorni più pratici all'esistenza, dove in modo trasversale la psicanalisi, la psicologia, piuttosto che la genetica, piuttosto che l'antropologia, vanno a convergere verso una soluzione, perché non credo umilmente che la postmodernità, che appunto potrebbe essere un ritorno al premoderno, possa di nuovo scindere in modo positivista, no? Le materie, quindi avere un insieme di materie che convergono verso una soluzione, sicuramente il modo olistico è la migliore soluzione. Perfetto, grazie per la tua efficacia, Rolfo, e mi ricollego a quanto hai detto per passare ad Adriano Segatori. Adriano Segatori è uno psichiatra, uno scrittore, e ha scritto per noi diversi articoli, e devo dire che tutti hanno come comune denominatore il fatto di essere delle opere poetiche, per quanto mi riguarda. Vi leggerò delle parti e vediamo, Adriano parla in quest'articolo del bambino, della pericolosità del virus, come Adolfo stesso ha identificato, per la caduta. Ma questa è la caduta del bambino. Il bambino rappresenta per noi il futuro. Nessun discorso educativo si basa su un adulto, ma sul bambino che deve divenire adulto consapevole. E scrive: prendete un bambino inserito in una famiglia in cui ci sia un clima deprimente. Vedrà ogni giorno qualche faccia tirata dagli occhi spenti, delle voci strascicate, e sentirà dire che la vita è un peso, che l'esistenza è una rovina, che niente ha senso e che il futuro sarà solo una disgrazia posticipata.
avrete un adulto depresso. Prendete un bambino inserito in un contesto in cui una persona significativa lo martelli dicendo di non fidarsi degli amici perché tutti tradiscono, di non credere a nessuno perché tutti mentono, di non accettare nulla perché tutti vogliono qualcosa in cambio, di non fidarsi del prossimo perché tutti cercheranno di fregarlo. Avrete un adulto paranoico. Che tipo di adulto avremo, Adriano Segatori, con il Covid e con la risposta che non stiamo dando al Covid? Intanto buonasera a tutti, piacere di conoscere qualcuno che non avevo conosciuto prima. Avevo preso degli appunti mentre voi parlavate, adesso non so da che parte cominciare. Allora, se vuole, prego. Comincio dalla collega allora. Ciao. Io facevo i conti prima, 45, circa 46 anni fa, il mio libro di immunologia, che ho dietro quella porta che vedete alle mie spalle, aveva 120 pagine circa. Quindi ho seguito per piacere di ascoltarti, ma non è che ho capito granché. Però partirò da te per un termine che hai usato. Hai usato il termine indebolimento. Che i sistemi, inquadro così, esistono due sistemi immunologici. Uno è quello fisico, e ti occupi tu. Poi nessuno fa caso che esiste un sistema, possiamo anche dire impropriamente immunologico, di tipo psichico. Giusto. I bambini, prego, scusa. No, no. Giustissimo. Sì. I bambini sono stati cresciuti nel corso di questi anni senza quei passaggi fondamentali. Questo l'avevo scritto poi in una tesi di laurea, pensa tu, quindi secoli fa. Senza quei passaggi fondamentali che servono per creare degli antigeni e quindi ulteriormente degli anticorpi per affrontare la realtà. Per esempio, cose banalissime, a livello educativo e nella scuola, a cosa servivano le interrogazioni improvvise, i compiti fatti al momento non programmati, a creare quel senso di ansia e di frustrazione che poi la vita presenterà proporzionalmente in maniera molto maggiore, quindi venivano un po' addestrati all'esame di realtà. Togliamo il padre perché altrimenti qua dobbiamo scatenare la psicoanalisi e lasciamo perdere. Questo è colpa degli adulti, però. C'è un filosofo che io, vivente, filosofo, secondo me si fa bene, che non cito per non dare l'onore di essere citato nella nostra trasmissione, che per me è insopportabile, che ha fatto notare una cosa, fa una battuta. Noi confondiamo, quando diciamo che qualcuno è morto, cioè è povero, è morto perché si è ammalato. E qua mi ricollego a Roberto. Uno non è che muore perché si ammala, dice giustamente, ma perché si ammala, perché si deve morire. Perché in una concezione che possa essere sicuramente non giudeo-cristiana, ma pagana o ellenica, è previsto che la morte venga vissuta come una condizione quasi preesistenza. Uno nasce sapendo nel momento in cui nasce che dovrà morire. I bambini, parlo per me, venivano addestrati a questo. Cioè, adesso la morte è stata esclusa. I bambini non vivono neanche questo tipo di piccola ma fondamentale frustrazione. La morte è sparita, ma è sparita anche per gli adulti. Allora io faccio sempre una battuta ad effetto, però che rende l'idea. L'adulto ormai non ha capito una cosa fondamentale dell'esistenza, che la vita è una malattia sessualmente trasmessa, inconfutabile, ad andamento incerto e a esito infausto. Prendiamo questa idea dell'esistenza, quindi la vita come impresa, e Adolfo, impresa personale, il Signore, prima la sovranità interiore, l'egemonico, prima di parlare delle sovranità regionali, nazionali, eccetera, quindi una costruzione interiore per affrontare la realtà. Quella natura di cui accennava Roberto prima, anche dal punto di vista metafisico, che come veniva vista prima? Testualmente, nei testi antichi, come ente immutabile che nessun uomo e nessun Dio creò.
Ora si è tutto ribaltato. Abbiamo manomesso la natura, tolta, come dire, le possibilità immunologiche, psichiche ai giovani, a causa degli adulti, di affrontare un certo tipo di realtà. Abbiamo escluso la morte nella visione completa, totale della nostra esistenza, quindi come se avessimo un'eterna, che poi un'eterna vecchiaia, un'eterna, un eterno finto vivere, e quindi io non sono tanto, sì, sono ottimista quando Roberto diceva può essere positivo il Covid nella costruzione, diceva testualmente, di piccoli gruppi con finalità elettive, no? Quindi non pensando che a livello di collettività possa esserci una reazione. E sono, il mio pensiero positivo è rivolto in questi termini. Sono meno convinto che dal punto di vista dei grandi numeri si possano avere dei risultati, come dire, visti da un lato costruttivo, diciamo così, perché questo tipo della propaganda, dell'ansia generalizzata, del sospetto, nel senso di contagio, questa atmosfera diabolica, perché secondo me tale è, ha creato delle disfunzioni che non vedremo adesso, ma secondo me, la butto lì e dopo chiudo, il distanziamento dei bambini è una operazione devastante dal punto di vista psicologico, devastante. Poi se ci saranno conseguenze non le vedrò perché sono già vecchio, però perché è l'onda corta questo, quindi dovremo vedere alla generazione entrante come saranno i comportamenti. Mi ricollego, Adriano, a quanto hai detto per leggere una parte del tuo articolo e per fare una riflessione più ampia anche sull'oggi. Tutti si preoccupano dell'immunità fisica, della resistenza organica, delle difese biologiche, ma nessuno si tormenta di un altro sistema immunitario che esiste senza segni esteriori di presenza, quello psichico, come appunto hai accennato. Nel primo caso l'immunità si rafforza dal contatto con gli antigeni, sostanze strane, potenzialmente dannose per l'organismo, i quali attivano le proteine appropriate alla loro neutralizzazione, gli anticorpi. Nel secondo gli antigeni sono le piccole frustrazioni, compatibili con l'età, quelli che un tempo erano riti di passaggio, anche quotidiani, dalle prove di seconda elementare a quello di quinta, le interrogazioni improvvise, le poesie a memoria e i compiti della domenica fino alla maturità e al servizio militare. Esami di realtà, sostanzialmente, che permettono alla psiche di fortificarsi attraverso esperienze e difficoltà. Noi attualmente, al di là del Covid, stiamo vivendo un momento, soprattutto nella scuola, perché poi mi compete quell'ambito, in cui i ragazzi vivono, io dico sempre, loro con gli omogeneizzati, nel senso che dai compiti a tutto il resto noi dobbiamo fornire delle piccole dosi. Esattamente. Come fa? È dannoso, Adriano. Scusa, no? A fornire le piccole, non ho capito, se... A fornire delle piccole dosi, no, di interrogazione, delle piccole dosi di compito, ad avvisare, ad esempio, io ho delle certificazioni date da psicologi che servono perché al ragazzo devo fornire dei compiti agevolati, perché ha disturbi di attenzione, ma non andiamo a capire che il disturbo d'attenzione deriva probabilmente dal fatto che sta 18 ore davanti a un computer e un cellulare. Cioè noi non andiamo all'origine del problema, noi andiamo a propinare dei modelli che sono sbagliati e che portano questi giovani a cadere non per mano del Covid oggi, ma come tu dici, domani, per mano di qualcosa d'altro. Come possiamo rispondere, Adriano? Noi lo chiediamo a te che sei medico, ma che anche delle idee che condividiamo. Ma sai, rispondere, poi si finisce sempre con le accuse, cioè nel senso che gli insegnanti non controllano, gli insegnanti, allora voglio dire, come si chiama il giudice mi sfugge, uno di Davigo, sì. Tutti dicono giustizialista, cioè, cito lui, ma perché dobbiamo sempre ragionare nei termini di accondiscendenza e non in termini, lo chiama per questo giustizialista, poi a prescindere dai comportamenti giudiziari, io parlo del concetto, perché non applichiamo semplicemente delle regole, semplici, lineari? Il problema, dicevi tu, del computer, e ci sono volumi in giro, no? Quindi, e anche fuori da questa stanza ovviamente numerosi,
sui danni organici procurati dal computer, smartphone, eccetera. E esimi scienziati hanno detto: per favore, non consegnate marchingegni elettronici ai bambini prima dei 18 anni. Nella scuola non devono entrare. Punto. È applicabile, Marina? No, non è applicabile, perché ci sono i genitori che dicono: ma si sentono poco bene, chiamano a casa, sì, ma ci sono 125 persone attorno a questo. Non è applicabile. È più facile per i genitori piazzare il tablet in modo che il bambino non rompa e poi stare fra adulti tranquillamente senza avere la seccatura del rompiballe che ti tira per la giacca, chiede qualcosa e si raggruppano così. E questo è un banalizzo, ma bisogna, la gente deve capire le cose semplici. Noi parliamo delle disfunzioni neuronali, capito? O visive dall'abuso, e questo è il problema. La socializzazione non c'è più. Io non so disegnare. Freud diceva che l'ideale sarebbe, oltre che guardarsi in giro, prendere schizzi, ma io ho fatto non schizzi ma schifezze, quindi non saprei. Però mi piace osservare le persone, sempre le solite cose banali, ma li vedete certi giovani e gli adulti a pranzo? Cioè, verrebbe da prenderli a sberli, altro che discorso educativo. È questo un discorso educativo, questo. Quella potrebbe essere una risposta, le sberle ancora, ma non le possiamo dare. Ma non puoi farlo, capito? Ma che è vero, perché poi ormai siamo arrivati al punto che mi arrivano delle foto, dice, forse non tutto è perduto. Un bambino con un librone così in treno che sta leggendo e col genitore vicino. È vero, perché se non trovi la famiglia di quattro che ognuno smanetta per gli affari propri non parlando. È una generazione che non è tutta perduta, secondo me, questo è sicuro. Però, come posso dire, la cosa che mi preoccupa di più, torniamo al virus, alla cosa più semplice, il discorso mascherina, sicurezza, la cosa che mi preoccupa di più, sia degli adulti con il cattivo esempio che dei giovani, che purtroppo io lavoro con due psicologi, lavoro tuttora, sarei felicemente pensionato ma mi diverto, che mi dicono che hanno un eccesso di lavoro incredibile, con ansia generalizzata, attacchi di panico, ragazzi che tornano a scuola dopo una settimana, adesso chiuderanno qua da noi per altre 2-3 settimane, con attacchi di panico in corriera, questo riferisco fatti, per paura della vicinanza, cioè immaginate di 14-15 anni. Ecco, quello che mi ha colpito, sia degli adulti, e qua l'operazione politica virale ha funzionato, sia nei ragazzi, è la prevalenza dell'emotività sulla riflessione. La parte frontale, la corticale, ormai è un po' accantonata, non scomunicata, no, recisa, no, ma piuttosto accantonata rispetto agli atti terroristici che stanno conducendo sul virus. Riferisco l'ultima cosa, poi se qualcuno vuole chiedere, dopo chiudo. Ho fatto un post ieri, perché io ho quattro cani che qua non ci sono perché sono asserragliati d'altra parte, se non fanno casino, ma perché mi danno supporto, no? Quindi abbaiano per sostenermi. Ragioniamo su un punto. Il decreto, come diceva Stefano, come si chiama adesso, Stefano Frine, Draghiane, prevede, vado dalla toilettatrice perché ho appuntamento la prossima settimana per toilettare i cani. Mi dice: non posso farlo perché la legge prevede che io tenga aperto il negozio soltanto per vendere alimenti per animali. Non posso vendere guinzagli, muserveone, niente, e non posso toilettarli. Ora, a parte che avevo proposto sugli illuminati governativi di illuminarli attraverso cospargerli di catrame e illuminarli come era accaduto all'antica Roma, incendiandoli, così risparmiamo anche energia elettrica, perché uno che fa un dispositivo del genere deve spiegarmi una cosa:
se tu vai in un negozio, devi scegliere un alimento, ti parli con la signora e decidi quale, paghi, passano 5 minuti. Se tu devi portare un cane a toilettare, lo consegni, la signora lo porta dentro, te lo restituisce, passano 3 minuti. Qual è la razionalità scientifica, tecnologica, epidemiologica, laboratoristica, per cui non si possono toilettare i cani? Prendo l'esempio ultimo, banale, e poi ti trovi comunque le tre in famiglia con le mascherine in macchina. Capito? No, e si è creato è stata creata un'operazione di tipo terroristico, politico, sociologico, aggiungiamo tutti i verbi aggettivi che vogliamo, e di cui le conseguenze non saranno queste immediate. Noi siamo qui, quindi siamo animali raziocinanti, capito? Ma tanti non lo sono. Il termine negazionista me lo sono sentito dire. Ma mia moglie è cardiologa, non siamo negazionisti, ma noi non abbiamo fatto il vaccino. Se dopo dovrò farlo per entrare in tribunale, perché se no adesso entrare in tribunale si fa prima evadere dal carcere che entrare in tribunale, capito ormai, perché ti controllano. O no, ma vi assicuro che così. No. Non so, se è stato fa un po' di confusione, poi se volete sarò anche più chiaro, se mi interessa. No, ma sei stato chiarissimo, ovviamente, perché questa è la risposta, la riflessione critica che purtroppo manca anche all'interno del sistema educativo, familiare e purtroppo scolastico. Quella riflessione che invece la storia ci ha insegnato, perché nell'articolo che ho proposto nella sezione storia, di cui non parleremo, ho parlato di Marco Aurelio. Le epidemie, come il virus, ci sono sempre state nella storia, ma c'è stata una classe dirigente che ha risposto in altra maniera, perché aveva il raziocinio di pensare che l'unico punto di riferimento a cui puntare era il bene comune, e per quel bene comune, quindi per lo Stato che doveva garantire a tutti una determinata vita, Marco Aurelio non ha fatto sicuramente le cose che attualmente noi stiamo portando avanti, soprattutto non ha sottratto il sacro a chi in quel momento ne aveva maggiormente bisogno, perché era la via di fuga di quella emotività di cui tu parlavi poc'anzi. Io ne approfitto in chiusura per far vedere la bellissima copertina. Le nostre copertine sono tutte firmate da artisti, questa è firmata da un grafico che per me è un artista, Domenico Romeo, e il suo studio di Milano, Meta Studios, Idea, l'ha realizzata. Non vedo che ci sono domande, ma tutti vi elogiano perché siete stati, per quanto mi riguarda e per quello che... Se è possibile, volevo fare un'ultima constatazione su alcune cose che stava dicendo Adriano, sulle quali si stava parlando ora, sulla scuola, che a volte ci sono, sai, quando si fanno queste discussioni in pubblico, un po' si cerca di dare le colpe, è colpa degli insegnanti, dei genitori, no, ma è una generazione che è così perché non stanno a sentire i genitori. Io penso che semplicemente sono tutte queste componenti, sono tutte figlie della stessa società, dello stesso clima e dello stesso andamento. E questa, in realtà, questa è una valanga che ci sta venendo addosso sotto vari punti di vista, per cui io ricordo che una delle interviste che fecero a Steve Jobs poco prima di morire, Steve Jobs in questa intervista diceva: io vieto l'uso degli smartphone e dei tablet ai miei figli, e non solo lui ma parecchi magnati della Silicon Valley, perché sapevano che poteva combinare. Quindi figuriamoci un po' questa roba cosa sta facendo in maniera generalizzata ai cervelli dei bambini, perché là si parla di modifiche cerebrali, Sartori parlerebbe dell'homo videns, quello che non ha più capacità di astrazione ma che assorbe solo. Questo poi ci aggiungiamo il fatto che hanno perso praticamente un anno di scuola, che non hanno più contatto con il prossimo, la parte emozionale che ormai prende il sopravvento sull'intelletto razionale. Questa cosa, cioè, praticamente stiamo parlando di un disastro. Una volta si diceva di un ragazzo un po' particolare, quello è così perché da bambino il padre gli faceva delle cose. Pensiamo di fare ora questo ragionamento a livello esponenziale, cioè una massa di disturbati che avanzerà. Ovviamente c'è anche il contraltare, cioè c'è anche del buono. Secondo me questo buono va visto però in che ottica? Nell'ottica che in pochi ragazzi, sempre meno, ma pochi elementi, si accumulerà la capacità e la consapevolezza che vale per mille di loro. Quindi avremo dei soggetti che sono in pratica, secondo me,
delle specie di dei viventi, perché abbiamo a confronto una massa di devastati e questi pochi individui che stanno là, magari all'inizio scalpiteranno un po' per affermarsi, che giustamente se ti trovi una massa di zombie robot intorno, quindi ci vorrà per affermarti. Però, e questo è l'altro aspetto della catastrofe, cioè laddove c'è una catastrofe, c'è un'onda di decadenza, c'è inevitabilmente poi anche un movimento contrario che si accumulerà in poche individualità, alle quali saranno in pratica delle specie di divinità terrestri a confronto, perché avranno dentro tutto loro stessi avranno dentro tutto quello che potrebbe avere una vasta fetta di popolazione. Questa cosa è molto interessante, su queste cose bisogna secondo me andare a puntare. Dall'idea dei sopravvissuti, ti dirò, no? Dall'idea dei sopravvissuti, degli atlantidei, un darwinismo metafisico, mettiamolo così, dai. Esatto, sì. Ci possiamo degli atlantidei in una diretta che potremo fare insieme. Comunque io vi ringrazio ancora, ci siamo probabilmente trattenuti, vedo, un po' troppo, ma grazie a tutti coloro che sono rimasti connessi, e il prossimo numero della rivista verterà ovviamente sulla figura di Dante e Federico II, a cui abbiamo voluto dedicare una monografia, perché rappresentano quei modelli imprescindibili ai quali con Revolvere vogliamo fare riferimento, perché noi siamo nella ciclicità di cui si è parlato e quindi cercheremo di tornare in risalita. Grazie a tutti voi, buona serata e collegatevi al sito e abbonatevi a Revolvere. Buonasera a tutti. Buona serata. Ciao. Ciao.